questi sono tutti i pezzi di un ammortizzatore. Grazie cuginetta che mi ha lasciato la bicicletta, ne farò un buon uso. Ciao ragazzi, sono Daniele Proietti e benvenuti in questo nuovo video. Ci manca il campanello. Oh. Allora, oggi doppia razione di biscotti perché andiamo a fare un bel lavoro. Oh. Oggi andrò a cambiare l'olio degli ammortizzatori anteriori del nostro scooter. Nel mio caso io ho un SH300, ma a quanto pare, vedendo gli altri lavori, l'altre moto, bene o male il sistema è sempre lo stesso. Cambia giusto un po' i pezzi da cambiare, però comunque la forcella è fatta così per tutti gli scooter, per le moto, è così. Nel frattempo vi faccio vedere questo schema. Questo è uno spaccato del mio scooter, dell'SH300, e da qui si può notare subito le parti che ci interessano, che dobbiamo andare a smontare. Possiamo vedere subito le due forcelle, che sono queste due ai lati della ruota, e quindi dobbiamo andare a smontare anche la ruota. Ragazzi, vi devo salutare, ma magari lo facciamo la prossima volta perché state diventando veramente tanti, io li sto accumulando tutti quanti e poi faremo un video dedicato a voi. Per fare questo lavoro abbiamo bisogno di un biscotto, abbiamo bisogno di due paraoli, in questo caso sono Athena, due parapolvere, sempre Athena, due guarnizioni perché queste sono molto importanti, le dobbiamo andare a cambiare e che fa sì che non esca l'olio, delle rondelle di rame di guarnizione, dell'olio, io qui ho un Bardal SAE 10 fatto apposta per forcelle. Tranquilli, vi linko tutti i codici e link sotto nelle descrizioni del video, andate a vedere sotto. Questi sono gli ammortizzatori 1 e 2 da quest'altra parte. Qui abbiamo il parapolvere, questo è tutto l'ammortizzatore che dobbiamo andare a rimuovere. Dobbiamo smontare anche il paraschizzi. Qui sotto ci sono tre bulloni che dobbiamo andare a rimuovere con una chiave snodata. Tre bulloni da 10. Uno, due, tre. Adesso dobbiamo togliere il blocco freno. Senso antiorario. Qui c'è del frenafiletti, questo rosso, dopo noi ce lo andiamo a rimettere. Qui possiamo trovare delle difficoltà in base a quanto è usurato il disco. Più usurato il disco e più le pinze non usciranno. Quindi dobbiamo tentare di smollare le pastiglie. Visto che ci siamo, possiamo dare una controllata alle pastiglie, se sono consumate le possiamo cambiare. E diamo anche una pulita. Ora il blocco lo appendo qui con un filo per non stressare i tubi. Dado da 22, senso antiorario. Porca vacca.
Qui sotto ci sono due brugole. Due brugole da 8. Senso anti-orario. Prima di togliere questa parte dobbiamo sollevare lo scooter. Ok, continuiamo. Prima di togliere questo blocco con le esagonali, togliamo la ruota. Sorreggiamo la ruota e andiamo a togliere questa lunga vite. Ok, abbiamo rimosso la nostra ruota. Visto che ci siamo, controlliamo tutti i pezzi che sono qua dentro i cuscinetti. Dobbiamo sentire se ci sono grumi, qualche cuscinetto potrebbe essere rotto, perché a volte non ci si fa caso. Ora, per smontare il nostro ammortizzatore, dobbiamo andare a svitare queste due viti. Queste sono da 14 e sono ovviamente due da una parte e due dall'altra. Senso antiorario, ecco qua. Quello giallo è quello di sopra, li rimettiamo come erano prima. Con un cacciavite ci aiutiamo qua ad allargare il ferro, eccolo. Ok, questo è il nostro ammortizzatore, questo è quello di destra. I due sono differenti perché sul sinistro c'è il blocco freno, invece su quest'altro non c'è l'attacco per il blocco freno, ma sotto c'è questa parte qua che dobbiamo andare a rimuovere. Fate attenzione al verso corretto, che qui c'è un segno, c'è una tacca con una F che probabilmente la tacca deve andare verso avanti, fronte strada. Controlliamo che il cuscinetto gira senza grumi. Deve girare morbido, liscio. Ecco, stessa cosa facciamo anche dall'altra parte. Ok, io non sento assolutamente grumi. Qui diamo una pulita e mettiamo il grasso. Allora, questa parte è quella, penso, un po' più difficile, perché dobbiamo andare a togliere un piccolo o-ring di metallo, una graffetta, spilletta, chiamatela come volete. Comunque sta qui in mezzo, è veramente un casino andarla a togliere. Allora, se vi fate aiutare è meglio, ma io sono da solo come al solito, quindi devo fare un po' tutto da solo. Allora, io prendo una brugola, questa è una 10, è lunga, mi serve perché qui deve avere spazio per lavorare, che la tiriamo fuori facendo così. Io prendo l'ammortizzatore, lo tiro verso l'alto, lo tiro e contemporaneamente premo verso in basso il... Eccolo là, lì al centro c'è una piccolissima rondella che noi dobbiamo andare a togliere. Prendiamo un cacciavite spaccato, io contemporaneamente spingo, sto spingendo, quindi una volta tirato giù
questo scalino posso anche lasciare la mano e andare a lavorare qui sul coso, dove sta? Eccola, c'ero quasi. Vediamo se riesco. No, rientrata. Eccola. Dai. Eccola qui. Ok. Ora lascio piano piano. Ok, perfetto. Automaticamente è uscito tutto. Questa ci serve perché poi la dobbiamo riutilizzare e mi raccomando, rimettiamo gli stessi pezzi nello stesso ammortizzatore, non andiamo a mischiare. Già si sente l'odore acre dell'olio degli ammortizzatori. Qui c'è l'altro ori che noi dobbiamo andare a cambiare. Questo diciamo che si usura e quando questo è molto vecchio può far uscire l'olio. Eccolo qua. Adesso pompiamo per farlo uscire. Eccolo. Vediamo quanto ce n'è. Allora, lo scooter è a 70.000 km e l'olio ha un colore pessimo. Vediamo quanto ce n'è. Allora, tra l'olio che è rimasto ancora dentro all'ammortizzatore, noi dobbiamo mettere 150 ml di olio. Ce ne sono 130. Sono rimasti dentro all'ammortizzatore. Anche qui c'è del freno a filetti e ora dobbiamo andare a smontare questa brugola qua. Non stringo molto qui, occhio. Allora, devo andare a smontare questa. Senso antiorario. Ok, perfetto. Ok, contemporaneamente tiro il pistone verso il fuori, così almeno blocco la via dentro e posso girare. Ok, tolto. Dobbiamo andare a cambiare questa rondella perché questa funge da guarnizione. Ora togliamo il parapolvere. Ora dobbiamo togliere questa linguetta che si trova al suo interno, che blocca il paraolio. Il paraolio è completamente asciutto, quindi significa che ha tenuto bene, anche perché poi ce ne saremo accorti. Per rimuovere il paraolio dobbiamo dare dei colpi ripetuti.
è uscito, ho fatto un casino, ho sporcato tutto, maledetto olio, non esce. Ma perché non esce? Eccolo, sta uscendo il parolo piano piano. Ok, comunque l'olio rimanente lo troviamo qui dentro. Ecco il parolio. Che sistema del cavolo si sono inventati. Vi giuro ragazzi, era meglio lo sporziti, era più facile. Ora lo lasciamo scolare e puliamo tutto bene. Adesso ci guardiamo bene tutti i pezzi e dobbiamo controllare che non abbiano delle usure particolari e che devono essere sostituite. Successivamente ho visto che c'è una parte di usura qui, su questa parte qua, praticamente a quanto pare la molla quando si comprime tocca questa parte qua, si vede proprio questa parte più chiara che è usurata. Diciamo che ci sono limiti di tolleranze che ci permettono di andare avanti. Il parolio, questo è originale della Honda, qui sopra c'è scritto NOC col K e il parolio ha una doppia molla, qui una avanti e una dietro. Questi sono tutti i pezzi di un ammortizzatore. Tutta questa procedura ovviamente va fatta anche sull'altro. Ora abbiamo bisogno di un nuovo parapolvere, un nuovo paraolio, un nuovo o-ring e una nuova rondella di chiusura. Ovviamente tutto questo per due, perché gli ammortizzatori sono due. Rimontiamo. Paraolio nuovo. Sto utilizzando lo stesso olio che andrò a mettere nella forcella. Questa parte la rimetto uguale, la parte pulita era verso l'interno. La parte sporca tocca il paraolio. Il paraolio va messo con le scritte rivolte verso l'alto. Questo nuovo è molto più stretto rispetto a quello vecchio. Lo lasciamo qui. Rondella nuova. In genere le rondelle sono sempre brutte, la parte più brutta la metto verso l'esterno. Ok, allora, siccome quando ho smontato qui c'era un po' di silicone, io penso che praticamente qui c'era una guarnizione siliconica, un mastice, visto che io ho ancora il silicone, quello della coppa dell'olio, la ce ne metto un pochettino qui, perché appunto questa parte qua non deve perdere, perché sennò qui esce l'olio. Ok, proprio pochissima ne mettiamo. Questa è una cosa mia, non sta scritto sul manuale che io devo mettere questo mastice, ma visto che prima c'era, ce lo rimetto. Ok. La molla c'ha un verso, la parte più stretta verso il fondo, quindi la infilo così. Devo infilare la molla perché se no questa non si avvita. Con la molla spingo verso l'interno e con questa vado ad avvitare.
la stringiamo a 20 newton per metri. Adesso è arrivato il momento più delicato, dobbiamo infilare il paraolio nella sua sede. Qui esiste un attrezzo fatto apposta che ovviamente non ho, attrezzo particolare che si infila qua dentro e batte. Ci possiamo aiutare con il vecchio paraolio che lo possiamo utilizzare come spingitore. Così noi non andiamo a battere sul paraolio nuovo. Posso battere questo. Operazione delicata. Ok, dopo aver martellato come se non ci fosse un domani, e praticamente il paraolio è arrivato fino a sotto dove si trova lo spacco per mettere questa. Controllate che entri bene, perché se non entra vuol dire che dovete continuare a martellare. Io non capisco perché è stato veramente difficile farla entrare. Nuovo parapolvere. Io su questo ci vorrei mettere un pochettino di silicone. Ho del silicone trasparente. Ok, è arrivato bene abbattuta, perfetto. Adesso dobbiamo mettere l'olio nella forcella. Dobbiamo mettere precisamente 151 centimetri cubi, che bene o male tradotti in ml, non mi chiedete perché, tradotti in ml sono circa, facciamo 151. Paro paro, con margine di errore di 2,5 ml o centimetri cubi. Ok, la differenza di colore è incredibile rispetto a quello vecchio. Ok, 100. Adesso altri 50. Adesso dobbiamo fare delle pompate per togliere l'aria che si trova nella parte bassa, nella seconda camera. Ha fatto le bolle. Per vedere se sotto ci sono delle bolle dobbiamo prendere un metro e dobbiamo andare a misurare 90 mm, cioè 9 cm. Posso fare così, io lo porto a 9 preciso e vedo se sta dentro. Sì, perfetto, ci sta dentro, ecco l'olio. Oppure possiamo utilizzare anche un calibro, lo mettiamo su 9 cm e infiliamo la parte inferiore. Perfetto, ha toccato la punta, mappelo che precisione! Molla, parte più stretta rivolta verso il basso, questa più stretta, vedete che le curve sono più strette rispetto a quella superiore. Un nuovo O-ring,
eccolo qui. Oliamo anche questo. Tenere premuto questo, mandare giù il pompante e mettere la rotellina, l'o-ring, questo bloccante. Un casino, sarà un casino. Cacciavite piccolo a portata di mano. Vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Ok, allora. Ok. Grande al primo colpo. Non mi era mai successo prima. Diamo una controllata, si è messo bene. Ok, sì, sì, sì. Ci sta messo bene. Ragazzi, che lavorone! Tappo finale. Ragazzi, abbiamo finito il primo. Ora bisogna rifare tutto per il secondo. Visto che è un casino fare sto lavoro, vi propongo, poi sotto nella descrizione mi dite che cosa ne pensate, se invece di smontare tutto, visto che comunque il paraolio tutto quanto tiene, non ci sono state perdite, se io pulisco bene e cambio semplicemente l'olio e rimonto senza cambiare il paraolio, il tappo sotto e tutto quel mega casino, magari posso fare un lavaggio con 100 ml di olio pulito. Mi fate sapere che ne pensate, perché sinceramente fare tutto questo mega lavoro, non è proprio una cosa fantastica. Allora, 100 ml riscarico, quello di prima era nerissimo come questo, ovviamente faceva schifo, adesso eccolo, si è colorato. Adesso scolo bene e ci metto 150 ml e poi rimonto. L'unica cosa che cambio è l'o-ring. 100 50, facciamo la prova dei 9 centimetri per vedere se ne abbiamo messo troppo. Wow. Ce n'è un pochettino di più, perché si vede che un po' ne è rimasto al suo interno. Non avendolo smontato tutto, ovviamente ne rimane un pochino della carta. E possiamo andare a prendere un po'. Eccolo. Ragazzi, perfetto. E facciamo la stessa procedura di prima. Ok, ci manca il parapolvere e abbiamo finito. Interno. Thank you.
49 Nm per metri. Forse qua ci serve. Questo lo mettiamo a filo, qua così. E stringiamo questo a 36 Nm per metri. 36. Novantotto Newton per metri. Vanno strette a 12 nm. Okay. 30 nm. Ok ragazzi, abbiamo finito. Questo lavoro mi ha stremato. È mezzanotte e mezza. Yeah. Allora, vi ho fatto vedere due metodi. Uno più macchinoso, devi cambiare tutto praticamente, lo smonti completamente il nostro ammortizzatore, mentre il secondo vai a cambiare solamente l'olio dell'ammortizzatore, che poi è il nostro scopo. Se io devo cambiare il paraolio perché appunto mi perde, perché si è rotto, allora devo per forza smontare tutto quanto, non abbiamo scelta. Però ad esempio io, come nel mio caso, non c'era bisogno di smontare il paraolio perché comunque è ancora buono. Visto che è così macchinoso e elaborato e lungo fare questo lavoro, valutiamo bene se farlo completo oppure solamente il cambio dell'olio. Come sempre sotto nelle descrizioni vi lascio tante informazioni, tutti i codici e tutti i link. Ok, anche questa l'abbiamo fatta. Come sempre, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, e per ogni mi piace degli ammortizzatori nuovi con olio anteriori per tutti. Bene ragazzi, ciao, ci vediamo alla prossima. È luna di notte e vado a dormire. Ciao! Down to the basement down.